Per qualche istante avete visto un grappolo di palloncini volare verso il cielo. C'era appeso uno striscione con la scritta A, arrivederci. È quello che sperano i tifosi cagliaritani che oggi, dopo 12 campionati nella massima serie, hanno salutato i giocatori rosso-blu nell'ultimo incontro casalingo di questo disastroso torneo. In 12 anni di Serie A il Cagliari si era meritato simpatia e stima da parte di tutti gli appassionati italiani, oltre ad aver messo per un anno quel fiore all'occhiello che è lo scudetto tricolore. I rosso-blu si sono voluti congedare dalla loro folla con una vittoria che è giunta a conclusione di un incontro, se non esaltante, almeno di buon livello. Nel primo tempo la Fiorentina ha attaccato di più, come avete visto, ma a sbloccare il risultato è stato il Cagliari. A 2 minuti dalla fine con il giovane Leschio che ha sfruttato un pasticcio dei difensori viola. Gli ospiti che non ci stavano a perdere con l'ultima della classe hanno raggiunto il pareggio in 60 secondi con questo colpo di testa di Bresciani su punizione calciata da Merlo. Nell'intervallo uno dei nostri operatori ha scovato in tribuna Lauro Toneato e Gigi Riva, rispettivamente neo allenatore e neo dirigente della squadra sarda. I consigli per ora è Toneato a chiederli a Riva. In apertura di ripresa c'è il gol della vittoria per il Cagliari, lo segna Viola con un tiro dal limite su suggerimento di Pires. Poi c'è Virdis che tira su Mattolini in uscita e quindi al fischio finale l'invasione di campo. Una dimostrazione del fatto che quando lo sport è civiltà anche una retrocessione non è la fine del mondo.